L'ordine del giorno è stato approvato ieri, è certamente un punto di svolta per il Parlamento italiano e per il Paese, perché è un ordine del giorno in cui si ritrovano sostanzialmente tutte le forze politiche, a eccezione del gruppo di Alternativa e un gruppo di astenuti, quindi 391 voti a favore, testimoniano un impegno corale del Parlamento perché ci sia un percorso stabile che porti le spese per la difesa al 2% del PIL. Significa aver maturato la consapevolezza che al di là della situazione contingente legata al conflitto dell'Ucraina, vi è la consapevolezza che le nostre forze armate sono forze di pace e per questo devono dotarsi di strumenti, tecnologie e capacità professionali che le possono mettere in grado di influenzare e di essere determinanti nei processi geopolitici in cui l'Italia è impegnata. Ma guardi, questa è una narrazione di cui il tempo si è incaricato di smentirla, nel senso che la narrazione per cui con un F-35 si costruiscono i 100 ospedali, eccetera, corrisponde a una narrazione contraria che dice che con un F-35 noi proteggiamo 10.000 ospedali. Le spese per la difesa non sono spese in armi o spese di morte, sono investimenti in sistemi di difesa che sono fondamentali e devo dire oramai una precondizione politica perché l'Italia possa avere e possa costituire il suo ruolo. L'Italia è un grande paese, il 2% delle spese del PIL che obbedisce a quell'impegno della NATO sottoscritto in Galles oramai quasi 10 anni fa, obbedisce a un'esigenza che non può essere più rinviata nel tempo e che non sazia gli appetiti militaristi e umilia quelli pacifisti, ma va nella direzione di una democrazia che per essere nel 2022, nel XXI secolo, al passo coi tempi, necessita di dotarsi di eserciti importanti. Onorevole, invece volevo fare una domanda sulla circolare che è girata da ieri su tutti i giornali, di cui si parlava tutti i giornali. Gli italiani sono preoccupati, sembra che con quella circolare l'Italia sia pronta per entrare in guerra. È così effettivamente? Io capisco, perché chi non è del mestiere davanti a quella circolare capisco che abbia questo tipo di reazione. Credetemi, è una circolare che più rutinaria non si può. Noi siamo impegnati in 40 teatri operativi in tutto il mondo. Tutte le volte che un nostro reggimento o battaglione viene chiamato ad andare in Sahel piuttosto che in Kuwait o in giro per il mondo, viene raggiunto da quella circolare che dice: allora, mettetevi in prontezza, cioè siate pronti a partire nel raggio di 48-72 ore, addestratevi rispetto al teatro operativo in cui siete chiamati a dare la vostra opera e siate al meglio delle vostre capacità, evitando da qui in avanti che ci siano assenti per ferie o congedi. È né più né meno che un richiamo normale a una normale attività che interessa le forze armate. Si torna a parlare di neutralità del territorio dell'Ucraina. Dopo aver dato le armi al popolo ucraino, all'esercito ucraino, sembra che l'idea comunque iniziale di Putin, quindi un'Ucraina neutrale, sta ritornando in voga. Quello che mi domando è: era necessario quindi dare queste armi e non cercare subito un dialogo, una diplomazia tra i due? Il dialogo e la diplomazia si apre, si accetta quando due paesi sono sullo stesso piano. C'è un paese che è la Russia, che ha invaso un altro paese violando l'integrità territoriale e facendo strame di tutte le regole del diritto internazionale. Questo paese è la Russia nei confronti dell'Ucraina. L'Ucraina è un paese che ha chiesto aiuto all'Occidente, abbiamo mandato le armi e bene abbiamo fatto, perché viceversa già oggi sventolerebbe la bandiera russa nella capitale di Kiev. Bene abbiamo fatto, perché abbiamo dato a questo popolo la possibilità di resistere e di arrivare adesso a una soluzione negoziata, quale ad esempio può essere quella di una neutralità alla maniera svedese o austriaca, che faccia innanzitutto cessare il fuoco, ma lo si può fare soltanto avendo dato a quel popolo gli strumenti per difendersi.